Annotazioni di una filosofa. I bambini, futuri uomini del domani, sono i primi a beneficiarne quando i paesi del mondo sono nella santità della pace. Di Jardin Marie. English version. Children, human future, are the first to have a benefit when country world are in the holiness of peace, of Jardin Marie. 1 e 7. Ho conosciuto un bambino che era 7 bambini. Abitava a Roma e si chiamava Paolo e suo padre guidava l'autobus. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino. E lì si chiamava Kurt, suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 5, me ne mancano due. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jim, Chu e Pablo sono 7, ma sono sempre lo stesso bambino che ha 8 anni. Sa già leggere e scrivere e va in bicicletta. Paolo e Bruno. Jean biondo, Kurt castano, ma sono sempre lo stesso bambino. Yuri ha la pelle bianca. Chu ha la pelle gialla, ma sono lo stesso bambino. Paolo va al cinema in spagnolo, Jimmy in inglese, ma sono lo stesso bambino e ridono nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e 7 e non possono più farsi la guerra, perché tutti e 7 sono un solo uomo. Di Gianni Rodari. Il trinomio indissolubile. Di Sensitiva del Tempio. Temple Sensitive. Intelligenza, libertà, umanità. Libertà, umanità, intelligenza. Umanità. Intelligenza, libertà. Intelligenza, umanità, libertà. Umanità, libertà, intelligenza. Libertà, intelligenza, umanità. Pace.